anche per rompere il ghiaccio, insomma, per, certo. Anche perché credo che il libro di Biasco sia un'occasione effettivamente importante, nel senso, e vorrei partire proprio da quest'ultima considerazione che stava facendo sul ruolo degli intellettuali, su cosa si è perso rispetto a una certa cosa. Anch'io sono convinto che qui c'è una, in questo fuoco del libro, e che anche l'esigenza che poi lo ha spinto a scriverla per certi versi, l'incapacità di stare proprio sul terreno, diciamo così, della una volta si sarebbe detto la battaglia delle idee, con argomentazioni, con una capacità anche culturale, con una capacità di ricerca, aver perso questa capacità di stare sul fronte della battaglia delle idee, che oggi è la battaglia per il consenso, un consenso diffuso, che ha una, come posso dire, riflesso immediato anche rispetto alle politiche. Perché non è vero che tu fai le politiche per avere il consenso, tu hai il consenso e così riesci a fare delle politiche. Perché l'ultima esperienza anche del pacchetto Bersani, per certi versi, è emblematico. Hai tentato di passare in una categoria che tu pensavi fosse abbastanza semplice da battere, i taxisti, e sei riuscito a perdere una battaglia che era una battaglia di riforme ed era una battaglia di consenso, e l'hai persa. La sinistra, non pensante per certi versi, ora, per usare questa cosa, ha perso davvero questo come uno dei suoi elementi principali, ma non per, non tanto, non sto sottolineando questo dato perché è interessante fare gli intellettuali o avere gli intellettuali che lavorano per te, eccetera, eccetera, ma no, ma perché si è perso il collegamento tra elaborazione culturale, costruzione del consenso e costruzione delle politiche. Se non sei capace di interpretare anche il movimento del mondo delle idee, e badate che ultimamente i Nobel che sono stati assegnati nell'economia sono un segnale importante da questo punto di vista, gli ultimi assegnati ai behavioristi, gli ultimi addirittura assegnati, quella Williamson, quella che si occupa dei common goods, ti danno il senso che un certo modello, anche come dire scientifico, non ti dà più la capacità di interpretare le dimensioni sociali, il modo come funziona la società. Hai bisogno di ritornare all'idea dell'economia come una grande scienza sociale, come è stata all'inizio, come è stata all'origine, e la svolta econometrica, diciamo così, o dei modelli macroeconomici di equilibrio degli anni 60 ha dato molte informazioni, però ha portato fuori, per arrivare poi agli anni 70, la svolta monetarista, eccetera, eccetera, in cui hai perso completamente il rapporto, la capacità di ed era una tua forza della sinistra, l'idea di pensare non alla rottura tra economia, politica e società, ma al loro intreccio, e questo lo devi sapere interpretare. In realtà la destra ha vinto anche perché, la Thatcher diceva, non esiste la società. Anche perché ha spezzato questa che era una dei nostri pezzi, tra virgolette, forti. Ecco perché il richiamo di Biasco è molto importante, molto interessante, perché rimette al centro la questione degli intellettuali, del rapporto con gli intellettuali, del ruolo degli intellettuali, non fine a se stesso. Non è una questione per cui dobbiamo tornare a capire che cosa è successo tra Vittorini e Togliatti. No, si tratta di tornare a capire come interpretiamo la società contemporanea, sapendo che appunto la battuta famosa di Keynes, per cui ciascuno di noi funziona sulla base di idee di un economista morto un secolo prima, è una cosa vera, una cosa. Le idee contano, e contano molto, essere stati assenti. Guardate, io sono rimasto, noi adesso, piccola parentesi, politica attuale, noi parliamo del PD, il PD è il frutto di due sconfitte culturali e politiche, nella costruzione di un'alternativa alla caduta del muro di Berlino, per cui il PC e la DC scompaiono, non sei stato capace di costruire una cultura, perché quando prima si diceva il recupero della cultura liberale socialista, sì, ma abbiamo recuperato i liberali socialisti, i dossettiani, e tutti in una volta, li abbiamo buttati dentro, tutti quanti, come dire, no? Affastellandoli, senza essere capaci anche di capirne le caratteristiche, che cosa ti serviva e che cosa non ti serviva. Quindi dal punto di vista, come posso dire, del richiamo che viene dal libro di Biasco, mi trova totalmente. Lui ha detto una frase, le soluzioni possono essere liberali, ma l'orizzonte no. Significa appunto riuscire a capire che cosa ti serve e che cosa non ti serve. Per esempio,
il richiamo che lui fa sulla dimensione dell'efficienza, sul valore, sarebbe la stessa cosa se adesso dovessimo cominciare, se facessimo davvero una riflessione sul serio su che cos'è l'impresa oggi nella società contemporanea. Perché l'impresa non è l'impresa fordista capitalista del padrone delle ferriere, è l'impresa pubblica, è l'impresa privata, è l'impresa municipalizzata, è l'impresa cooperativa, è l'impresa SPA, è l'impresa rete, è l'impresa in cui le persone ci mettono la loro vita, la loro capacità, la loro intelligenza e non ci mettono solo il denaro perché sia valorizzato. Allora, riflettere sulla molteplicità delle forme di impresa nella società contemporanea è una delle cose fondamentali. E su questo noi abbiamo smesso di parlarne, consegnando questa discussione a una valorizzazione, no? Un po' il famoso primato dell'impresa è passato nella società senza colpo ferire e ci ha fatto dei danni bestiali. Ma non perché bisogna essere contro l'impresa, ma perché devi essere capaci di leggere l'impresa, non come è stato negli ultimi anni, semplicemente leggendo la valorizzazione nelle relazioni trimestrali o appunto legandola poi ai bonus, alle stock option dei manager, ma perché devi interpretarla come lo strumento fondamentale che la società capitalistica contemporanea ha per rispondere ai bisogni delle persone, perché è questo che è l'impresa. E quando non funziona, quali sono le forme che differenziano, quali sono le forme differenziate dell'impresa? Ma questo fa parte di una discussione che secondo me sarebbe stata davvero molto utile fare, proprio nel senso di acquisire le lezioni della storia, saper distinguere, saper fare un passo avanti e non affastellare inutilmente tradizioni che tante volte confliggono tra loro e non hanno niente a che vedere. La seconda osservazione che voglio fare, che, per la quale ritengo questo libro molto importante, che apre degli spazi di riflessione, a me lo ha fatto con me, credo che lo possa fare e lo abbia fatto anche con molti altri, riguarda proprio questa questione, come dire, che io ritengo cruciale da qui in poi, non solo da un'ottica di sinistra, ma complessivamente da un'ottica di funzionamento della società, che è il nuovo equilibrio tra il io e il noi, tra la dimensione della libertà e dell'egoismo, anche dell'interesse individuale e la costruzione dell'interesse collettivo, sia in termini più generali, sia in termini di gruppi sociali. Questa capacità di costruire questo equilibrio tra io e noi è davvero, io credo, la chiave di volta. Non a caso la Lega vince su questo terreno. Nel proporti un modello di coesione sociale che paradossalmente non è molto diverso da quello che c'è stato qua, solo che qui aveva anche una dimensione espansiva. La Lega ti propone un modello di coesione sociale tutto difensivo, tutto quanto che si difende dalle novità, che cerca un astratta, come dire, blocco delle dinamiche. E ovviamente non sarà possibile, ecco perché è una risposta pericolosa, non solo culturalmente, ma anche socialmente, economicamente, molto pericolosa. Ma su questa questione io credo che qui ci stia, quando Biasco parte da una riflessione sul lavoro autonomo, anche nell'ultima parte del suo intervento, centrata su questa cosa qua, è molto interessante. Lui dice, attenzione, poi riporta anche il suo esempio, l'esempio della sua esperienza pratese. Beh, ma questo vale in generale per il ruolo della sinistra. La sinistra, in questo equilibrio difficile tra io e noi, lui ha detto una cosa molto bella, molto interessante, che io condivido perfettamente. Il partito tradizionalmente aveva sempre, diciamo così, che una certa sinistra, fino a non molto tempo fa, aveva in testa l'idea del grande scenario dal quale si passava poi al particolare. L'idea di qualcosa che veniva governato dal centro, che poi aveva l'incapacità, per esempio, di valorizzare esperienze come quella emiliana di governo del territorio, eccetera, eccetera, e di farne uno dei pezzi culturali del PC, dell'esperienza di governo a sinistra, è stata emblematica. È stata emblematica. Mi ricordo ancora una cosa molto interessante, gli anni 70, agli inizi, tu ci se la ricorderà benissimo,
appena fatte le regioni, Fanti, credo, fu lui a lanciare l'idea della Padania, dell'idea di un patto tra le regioni forti per competere a livello, e diventò uno degli assi centrali anche della politica della regione Emilia-Romagna in chiave strategica, per competere con le aree forti. Tucci potrebbe descrivere molto meglio di me la reazione che ci fu dal livello centrale del partito, in cui si disse semplicemente: questo è antimeridionalismo allo stato puro, perché il tema per noi è quello non di competere a livello internazionale, ma di ricomporre la frattura, eccetera, eccetera. Per cui i poveri segretari di sezione, come allora ero io, in un piccolo paese della provincia di Reggio Emilia, a Guastalla, se dovevano discutere in sezione, quando bisognava dare una variante all'imprenditore locale, ci doveva essere scritto che poi ci doveva essere l'investimento al sud. Un'azienda, casomai artigianale, che aveva bisogno di fare un magazzino per ampliare la sua cosa. Questo lo voglio dire perché nel tirare quel filo, che lui, come lui ha fatto, sul lavoro autonomo, viene fuori una cosa che io credo fondamentale. Nella mia esperienza attuale di dirigente cooperativo, eccetera, eccetera, l'avverto in modo evidente. Se si torna, come diceva Machiavelli, per rinnovarsi vale la pena tornare anche alle radici. Le radici del riformismo stanno nella capacità organizzativa della società, nella capacità di costruire questo equilibrio tra l'io e il noi, nel fare il sindacato, nel fare l'impresa cooperativa, e attraverso questi strumenti organizzare i bisogni e i bisogni deboli che sono sul mercato, e i bisogni dei consumatori, i bisogni dei lavoratori, i bisogni dei piccoli imprenditori, che in questo modo hanno la possibilità, attraverso strumenti cooperativi, di conferire al mercato in modo più protetto. Allora, io credo che negli ultimi decenni sia questo che è venuto a mancare. Mi sembra questo sia il riferimento che fa, diciamo così, la cosa che mi pare traspaia dall'esempio quando lui parla del lavoro autonomo. Ma l'incapacità di essere di nuovo protagonisti dell'organizzazione delle persone e dei loro bisogni. La crisi di rappresentanza del sindacato, così come la crisi anche della cooperazione, di espandersi al di là dei settori tradizionali da 50 anni, ne è un emblema, ne è un simbolo. A questo punto faccio sempre un esempio. Nel 1904 a Cremona c'è un congresso nazionale della cooperazione di consumo, un reggiano è il presidente, allora i riformisti erano persone serie, avevano 30.000 bilanci di famiglia che non ce li ha adesso neanche nessuno adesso, ed erano in grado di dire che la spesa delle famiglie, la torta della spesa, per il 70% era spesa alimentare. E organizzare organizzare la cooperativa di consumo per gli alimenti era essere presente sul 70% della dimensione sociale. Oggi quant'è la spesa per il consumo? 7,59. Si arriva al 15%, 15, 13, 15%. Potresti dire che è calata del 60% la tua capacità di essere organizzatore di bisogni sociali. Allora, sei in grado di recuperare questo 60% o no? Il sindacato è in grado di recuperare la capacità di organizzare coloro che hanno bisogno del lavoro o no? Perché se la sinistra non fa questo, non aspettiamoci le soluzioni dalla nascita del PD. Non andremo da nessuna parte. Tutte le volte che mi dicono ma che cosa pensa il PD della cooperazione? Lasciate stare. Cominciamo a dire che cosa pensa la cooperazione del PD e quali sono le sue proposte. Solo in questo modo la sinistra, penso, torni ad essere pensante, e credo che gli stimoli che sono venuti dal libro di Salvatore siano davvero molto utili in un percorso di questo genere. Grazie. Ci sono altri? Turge, prego. Facciamo una rassegna di altre persone che vogliono parlare, se qualcuno vuole alzare, prenotarsi, per così dire. No. Rapidamente, io ho seguito... posso dire, per alcuni aspetti, fino alla nascita di questo libro, perché con Salvatore abbiamo vissuto insieme in Parlamento, poi anche Reletta a Modena, quindi insomma ci vedevamo spesso, e alcuni di questi capitoli sono frutto anche di un lavoro che ho visto nascere, soprattutto quel capitolo relativo ai piccoli e medi imprenditori, ceti medi, e le riflessioni che hai fatto nell'ultima parte della tua replica. Contemporaneamente però io ho vissuto in Parlamento e ho seduto in fianco a Salvati, quindi posso dire che questa discussione l'ho vista anche
svilupparsi nel corso degli anni. I convegni che facevamo una volta all'anno come Libertà Eguale e con le relazioni di Salvati a Orvieto, vedevamo proprio come veniva, cioè, si cercava di nucleare in qualche idea culturalmente nuova per la sinistra. Io non direi che si debba fare una specie di reset di questo lavoro, che adesso utilizziamo il nome di Salvati, ma che insomma ha molti padri, ha molti elementi di confluenza, perché in verità poi Salvati ci spiegava, ci insegnava giustamente a leggere le libertà positive e le libertà negative, e poi ci abbiamo aggiunto sopra la lezione di Senner, quindi dell'empowerment, cioè la libertà come arricchimento delle capacità di fare, non semplicemente la libertà dell'individuo in senso statico. Credo che il lavoro che Salvati ha fatto sia stato soprattutto di smontare i residui di una falsa coscienza nella sinistra di usare categorie che non corrispondevano più comunque alla realtà dei fatti. Avevamo una sinistra che per un fatto faceva una politica pragmatica molto simile a quella che fa oggi il PD, contemporaneamente però la mantava dentro categorie consolidate, in qualche modo però ormai ammuffite, per cui c'era l'idea di un lavoro dipendente inteso in un certo modo, c'era l'idea del ruolo del sindacato inteso in un certo modo, anche se non corrispondeva più ai fatti, c'era un'idea del pubblico da privilegiare comunque, senza entrare poi nel merito invece dell'inefficienza del pubblico, perché parliamo della scuola, perché parliamo della burocrazia e tante cose. Quindi in questo lavoro, in cui tramite lo sforzo di Salvati, di alcuni amici di questo genere, abbiamo portato una certa cultura libera dentro la sinistra, c'è qualcosa che non va perduto, anche se è chiaro che questo qualcosa di nuovo che è stato immesso non è sufficiente oggi a dare un asse strategico di cultura politica, nell'accezione in cui tu ce l'hai prospettata all'inizio della tua introduzione, alla sinistra di oggi. L'altro giorno Salvati ha scritto un editoriale sul Corriere della Sera, dove diceva: sì, è giusta questa critica che adesso è diventata corrente dopo la sconfitta dei socialdemocratici in Germania, le crisi di Blair e tutto il resto, sul fatto che i partiti socialisti in Europa, i partiti di sinistra, lui non usa la cosa mai il parola socialista per una sorta di sua idiosincrasia, non sono stati capaci di antevedere le contraddizioni della globalizzazione, in qualche modo si sono messi al seguito della globalizzazione pensando che era giusto di trarne il più possibile i benefici di equità. Ma alla fine, quando la globalizzazione scoppia nella crisi di oggi, si trovano in qualche modo disarmati e vince la destra. Cioè, è vero, questo è giusto, questa critica, ma in verità cosa potevano fare in termini di singole politiche nazionali, se quantomeno la soglia minima, questo lo dici tu anche tu Salvatore nel terzo dei tuoi capitoli, era quella europea? Devo dire però che in questa considerazione di Salvati c'è qualcosa di non detto, perché un conto è dire che non bastava la soglia, la dimensione nazionale per affrontare la globalizzazione, un conto è non avere detto per tempo, lo dico autocriticamente per quello che mi riguarda, perché io sono stato su quelle posizioni, che in qualche modo bastava inseguire questo motore veloce e cercare di portare a casa il più possibile in termini di risultati di equità e di socialità. Quindi c'è una riflessione da fare e il libro di Biasco ha il merito finalmente di sollecitarla. Io non condivido tutte le sollecitazioni, anche a me la parola olismo, l'organicismo sociale mi fa venire i brividi. Io l'ultima grossa battaglia a cui ho partecipato è stata quella del referendum sulla legge 40 e abbiamo combattuto per quella legge contro certe visioni appunto della società, contro certe idee che conosciamo e che non sto a riprendere per ragioni di tempo in questa conclusione. Tuttavia, io credo che l'impianto del Salvatore sia molto positivo. E trovo che la seconda, la parte sulla politica economica, non la politica nel senso tecnico della parola, la parte sulla cultura con cui riaffrontare i temi dello sviluppo sia un contributo di grande valore, proprio perché affrontato in una dimensione non solo nazionale ma in una dimensione europea. Tra l'altro io sono convinto che la sinistra in Europa o riesce a rendere compatibile la difesa dei centri sociali più deboli, non dico solo del lavoro dipendente nel senso stretto, anche dell'artigiano, anche del terzista, di tutte queste figure, con la globalizzazione, oppure la Lega e gli equivalenti della Lega andranno avanti come un trattore. Non c'è niente da fare, cioè i centri più deboli della società, di fronte a un discorso in cui tu gli fai solo discorsi alla lesina, più efficienza, più merito, eccetera, eccetera, non ti seguono, ma giustamente non ti seguono, perché non trovano in questo una risposta.
Poi sono lo strumento, il merito, io sono d'accordissimo, badate. Io sono convinto che sulla scuola tutte queste banalità di continuare solo a dire più soldi alla scuola pubblica senza fare discorsi alla qualità sono tutte, mi verrebbe da dire una parolaccia, ormai si parla solo in parolacce, ma ci siamo capiti cosa intendo. Tuttavia questi sono strumenti di un ragionamento che o ha un respiro più ampio, come ci propone Salvatore, oppure non andiamo da nessuna parte. E quindi è su questo nocciolo che io credo, Salvatore, dovremmo continuare a lavorare, che tu dovrai continuare a lavorare, perché vedo che man mano che questo libro, che ha ancora una diffusione ristretta, ma comincia a circolare, le sollecitazioni e i commenti che io trovo sono tutti commenti di chi dice: beh, questo libro apre qualche orizzonte nuovo, questo libro apre riflessioni nuove, per cui insomma vediamo di lavorare su questo senza buttare via, insisto, non per ragioni di equamicizia fra i due diciamo contendenti di questa discussione, senza buttare via però quel tanto che lo sforzo libera l'ha portato dentro la sinistra. Se perdessimo questo correremmo il rischio sì di guadagnare alcune cose su un versante, ma di perdere tante altre su altri versanti. Grazie, ci sono dei pensamenti, qualcuno vuole intervenire? Posso fare un minuto di osservazione conclusiva? O tu vuoi dire qualcosa? No. Se vuoi intervenire. No, figurati, io sono. D'accordo, ti hanno censato. Io invece volevo rilanciare, anche se tardissimo, nel senso che volevo esprimere ad alta voce un disagio, che un po' riprende l'osservazione che avevo fatto proprio all'inizio, la prima. E cioè questo la novità di questo libro, secondo me, rispetto al discorso politico, sta nel sottotitolo, nella parola costruire la cultura politica che non c'è, dove cultura politica si intende, appunto come dicevo, l'antropologia delle idee, le idee che sono circolanti nella società. Perché questa discussione, come anche che si è svolta anche qui, riflette sempre, diciamo, due piani che non si possono mai incontrare. C'è il piano delle idee, dei classici del liberalismo o della politologia. E tanto è vero che Ignazzi, nel porre una domanda scottante, dice: ma la parola giustizia sociale esiste ancora? Io non la trovo nei leader, in nessuno dei leader politici. Questo vuol dire che in qualche modo sta parlando della cultura politica così come, nell'accezione più corrente, si esprime nelle aule parlamentari, dai leader politici, nei documenti magari di saggio politico-filosofico. Questo è un terreno. Ma il discorso di Salvatore, così come l'ho letto io, si muove invece su un altro terreno, sul terreno della circolazione delle idee mescolate e intrecciate con gli interessi individuali diversi da quelli individualistici. E la distinzione tra individuale e individualistico, secondo me, giustamente, lui la sottolinea ed è cruciale. Allora, finché si contrappongono, come dire, queste due piani, secondo me, senza esserne consapevoli, secondo me non si riesce a discutere. Bisogna intanto consapevolmente decidere su quale dei due terreni discutere. Io credo che il discorso interessante che Salvatore ha avviato, e che certamente non è concluso, però il suo elemento di interesse è proprio perché ha cercato di costruire una discussione a partire dal terreno sottostante delle idee circolanti, appunto quelle che ha ascoltato come presidente della Commissione dei 30, della Commissione Biasco, eccetera, e in qualche modo contrappone queste idee, queste visioni, questi interessi che si coagulano poi in associazioni, e li usa per polemizzare con invece il discorso astratto, astrattissimo, libresco, che si svolge sul terreno della politologia e del liberalismo astratto. Io credo che la sua forza sta nella contrapposizione della corposità della società e delle idee che vi circolano rispetto all'astrattezza delle altre cose. E secondo me questo passaggio è necessario perché noi viviamo in un paese che non rispetta nessuno dei canoni della politologia corrente. Abbiamo un presidente del Consiglio che dovrebbe appartenere al moderatismo, invece è un estremista. Eppure nel linguaggio politico il centro è associato al centrodestra è associato al moderatismo. Questo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo una Lega che in qualche modo esprime dei
argomenti del tutto, diciamo, legati alla destra, come per esempio la conservazione della cosiddetta integrità, eccetera, razziale, cose orribili, e però contemporaneamente usa un linguaggio, come dire, che cerca di mimare il linguaggio rivendicativo della sinistra. Ecco, io credo che noi abbiamo delle categorie politologiche inservibili, perché ancora vedono la destra, il centro, la sinistra, e abbiamo un linguaggio politico che si muove all'interno di una astrattezza libresca. Il grande pregio, secondo me, del libro di Biasco è che rompe con questa convenzioni e invece fa irrompere, seppure in parte, diciamo, certo è un inizio, però fa irrompere il mondo reale. Ecco, questo è secondo me la base, forse, per avviare un discorso politico non più basato sui grandi principi. Perché i grandi principi sono, per così dire, secondo me, legati a realtà che non sono adeguatamente rappresentate nella realtà contemporanea. Perché se uno va a vedere diciamo, quello che il governo sta facendo, per esempio, o non sta facendo, non ha nulla a che fare né col liberismo, né con diciamo, un coerente processo di destra. È qualcosa che va descritto, va analizzato senza categorie preconfezionate. Perché le categorie preconfezionate non sono sufficienti per descrivere quel miscuglio di populismo, fasulla, come dire, azione che invece non viene fatta. Addirittura qualcuno pensa che il governo sia colbertista, ma non è affatto colbertista. Ma questa è l'immagine che si dà di sé, ma nessuno può pensare che questo governo abbia a che fare col protezionismo, per esempio. Come talvolta D'Alema dice che questo governo è protezionista, ma questo non ha nessun senso. Cioè non sta vedendo cosa sta facendo davvero. Quindi secondo me l'importanza del libro di Salvatore Segre è nel bucare alcuni luoghi politici, luoghi comuni della politica. In questo senso è secondo me un buon contributo a una discussione. Però non lo so, questa è l'apertura di un'ulteriore discussione. Grazie, io devo ringraziare tutti quanti, tutti gli intervenuti, anche i presenti che hanno avuto la pazienza, e sono molto contento di essere venuto qui. Noi ringraziamo tutti e in particolare Salvatore che ce l'ha fatto sentire.